Salve, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosa ballerina che è molto molto carina ed è facile da realizzare. È stata fatta con la gomma Eva, con un po' di pelo, delle palline da quelle di polistirolo e poi ho truccata così come ho fatto nel video delle pigottine. Andate a vedere come si realizza la testa, la pettinatura potete decidere voi e andiamo a vedere il tutorial. Per realizzare la nostra ballerina utilizziamo una base di legno che può essere un cuoricino, un alberello, qualsiasi cosa, anche un cerchio tondo che sia di legno, in modo da sostenere la nostra bambola. Fatto questo, dobbiamo andare a ritagliare la sagoma dei piedini della nostra bambola. Andiamo a fare semplicemente due piccoli ovali e li andiamo poi a dare un po' di forma. Andiamo a scaldare con le mani e a spingere verso l'alto finché diamo un po' questa forma un po' ovalizzata e un po' più gonfia. Fatto questo, andiamo a posizionare sulla base di legno con un po' di colla a caldo i nostri piedini. Fatto questo, andiamo a ritagliare dal panolenci color carne, dalla gomma Eva color carne, andiamo a ritagliare un rettangolo che sia della lunghezza che vogliamo dare alle nostre gambe. Fatto questo, dobbiamo andare ad avvolgere la nostra gomma in questo modo e andiamo ad inserire all'interno un po' di filo di ferro lungo, che esca appena appena fuori dalla parte di sotto, e un po' più lungo verso la parte di sopra. Andiamo ad avvolgere il nostro filo di ferro nella gomma, lo andiamo ad avvolgere in questo modo e andiamo ad incollare. Fatto questo, andiamo a rivestire questa gamba, così anche la seconda gamba, con un po' di calza a rete, questa color carne. Andiamo ad avvolgere in questo modo, mettiamo un po' di colla bene intorno e andiamo a rivestire la nostra gamba in questo modo. Le rivestiamo tutte e due e le andiamo ad incollare qui alla base dei piedini. Andiamo ad incollare le due gambe in questo modo. Vado a mettere la colla anche a quest'altra gamba e vado ad incollare le mie gambe sui piedini. Lasciamo asciugare le nostre gambe e occupiamoci del corpo. Dalla gomma Eva color carne andiamo a ritagliare un rettangolo che sia in grado di poter avvolgere la nostra pallina, perché dobbiamo utilizzare questa come base delle gambe. Andiamo ad inserire la nostra pallina in questo modo, andiamo a mettere un po' di colla qui e dobbiamo tagliare l'eccesso. Prima di tagliare però andiamo a stringere la parte superiore a mo' di cono in questo modo. Cerchiamo di farla più stretta possibile prima di incollare la base e andremo poi a tagliare questa parte qui e questa parte sotto in eccesso dopo aver fatto questo. Quindi stringiamo bene la parte di sopra, che sarà il busto, mentre la parte di sotto andremo ad inserire le gambe nella nostra pallina. Quindi tagliamo questa parte e questa parte. E mettete anche un po' di colla intorno alla pallina in modo che si regga bene. Andiamo ora ad inserire il corpo nelle gambe. Dobbiamo fare in modo che il filo di ferro entri in questo punto e anche nell'altro punto, e poi andate ad inserire per sicurezza anche un po' di colla alla base delle gambe. Per il colletto andiamo a fare un po' di filza su un nastrino, diciamo un merlettino di questi tipi. Voi potete mettere naturalmente quello che più gradite, può bastare anche un velo, qualsiasi cosa che più vi piace,
in modo da tirare, poi stringere e realizzare questo colletto che andremo ad applicare sotto la testa. Quindi prima formiamo questo colletto e poi andremo ad incollare la testa. Per la testa ho utilizzato lo stesso sistema che ho fatto nel video delle pigottine. Andate a fare la filza per tutto il giro del vostro collettino, la ricciatura decidetela un po' voi come volete farla e proseguite in questo modo. Fatto tutto il giro, stringete e andate a bloccare il colletto che andrete poi ad applicare in questo punto prima di aggiungere la testa. Modo. Vado a fermare con qualche punto di colla in modo da bloccare bene il vestitino. Per le braccia possiamo utilizzare lo stesso sistema che abbiamo fatto per le gambe. Andiamo ad avvolgere un po' di gomma Eva intorno a un po' di filo di ferro e andiamo a mettere un po' di colla a caldo. Se non riuscite a farlo in questo modo potete realizzare un po' più larga la vostra striscia e andate poi ad arrotolare come meglio credete. Andate poi a mettere la vostra colla e bloccate il tutto. Questa è la testa che ho realizzato anche nelle pigottine, andate a vedere il video, la troverete lì come si realizza. È fatta anche con la pallina di polistirolo, come abbiamo utilizzato quella per la stessa pallina che abbiamo utilizzato per le gambe, andiamo a utilizzare per la testa. Applichiamo bene la nostra testa in questo modo e andiamo ad incollare. Le braccia vengono fatte da un'unica striscia che poi andremo ad incollare dietro al corpo della nostra ballerina. Volendo potete andare anche a cucire la vostra calza sulle braccia e sulle gambe, anziché utilizzare magari la colla, andate in questo modo a cucire bene e a bloccare la calza alle braccia. Andate ad incollare le braccia in questo modo, andate dietro e le applicate dietro al corpo con un po' di colla a caldo. Prima di incollare la testa inserite un po' di vatta sintetica all'interno del corpo. Ritagliate un paio di ali dalla sagoma qui o del panolenci o della gomma Eva, come preferite. Fate prima la sagoma con la matita e poi la ritagliate. La gonnellina della nostra ballerina l'andremo a fare con un bel velo. Lo andate a tagliare abbastanza lungo da poter circondare e poi dobbiamo andare ad arricciare con una filza tutto intorno in modo da farlo venire il più possibile diciamo ricco, in modo che sia un bel vestito sotto la nostra ballerina. Basterà semplicemente piegare in due il nostro velo e andare a fare la nostra filza fino a circondare la vita della ballerina. Andiamo a fermare anche la gonna con un po' di ago e filo oppure con la colla direttamente. Inseriamo in vita un nastrino rosa e lo andiamo, o il colore che preferite naturalmente, e lo andiamo a stringere e facciamo un bel fiocco lateralmente. Andiamo ad avvolgere un po' di nastrino anche alla base dei piedi, andiamo ad incrociare come se fossero delle scarpine, incrociamo avanti e dietro fino a realizzare un piccolo fiocchetto sul davanti. Ripassiamo nuovamente e poi ci fermiamo in un bel fiocco, così come ho fatto da questo lato. Andiamo ad applicare anche le nostre ali dietro, possiamo farle sia rosa che bianche, come più ci piacciono. Volendo le possiamo inserire un cuore tra le mani e questa è la nostra ballerina. Non so se riuscite a vederla, vi metterò le foto
E questa è la ballerina terminata. Spero che il tutorial vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto tutti alla prossima, condividete il video, fatelo conoscere ai vostri amici ed invitateli ad iscriversi al canale. Vi aspetto in tanti al prossimo, ciao ciao, baci e abbracci!